cuore, Padre, in questi luoghi, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Dio nel nome di Gesù. Ci troviamo in un quartiere di Trieste, una zona Valmaura, un quartiere di Trieste dove ci sono tante case, tanti palazzi. Qua vicino c'è anche la chiesa, la comunità di questi fratelli. Gloria a Dio, è un luogo bisognoso, ci sono case popolari qui dove sicuramente ci sono tante anime che hanno bisogno di ascoltare la parola del Signore. Alleluia. È una grande gioia, carissimi, essere in questo luogo, in questo quartiere, questa sera, per condividere il grande messaggio della speranza con tutti voi che ascoltate. Perché la parola di Dio è vita, la parola del Signore è la luce, e chi ha orecchie da udire, oda, dice la Sacra Bibbia. Perché quando noi ascoltiamo la parola di Dio produce fede, alleluia, la parola di Dio produce una nuova speranza nei nostri cuori. E questa sera noi siamo qui con questo obiettivo, di trasmetterti il messaggio della pace, il messaggio della salvezza, perché tutti noi abbiamo bisogno della salvezza, tutti noi abbiamo bisogno della pace, tutti noi abbiamo bisogno di questa grande speranza, perché la speranza non viene dal denaro, non viene dal materialismo. La speranza, la pace non viene dalle cose di questo mondo. Questo mondo, cari, è un mondo pieno di oscurità. Questo mondo è un mondo pieno di confusione. Ma noi questa sera vi vogliamo parlare della grande speranza, della vera speranza che ci offre il nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, alleluia, il Re dei Re. Perciò questo pomeriggio, questa sera, ascolta la parola: che il salario del peccato è la morte. Perché questo mondo si sta rovinando? Perché ci sono guerre, distruzioni, crimini, violenze, malattie che distruggono l'essere umano? Perché c'è la depressione, gente che si suicidia? Perché? Per colpa del peccato. Il peccato, cari che ascoltate, il peccato è un male terribile che distrugge gli esseri umani. Per colpa del peccato il mondo si è separato da Dio. Tutti noi eravamo separati da Dio, eravamo peccatori. Ho capito che avevo bisogno del perdono di Gesù Cristo. Alleluia. Un giorno ho capito che avevo bisogno della pace che solo Gesù Cristo ci può dare. Dio ci ha creati affinché noi lo possiamo conoscere, lo possiamo adorare. Dio non vuole che noi viviamo nel peccato. Dio non vuole che noi viviamo lontano da Lui. È per questo che Dio ha mandato la sua parola. Ha mandato Gesù nel mondo per redimerci, per salvarci dai nostri peccati, per illuminarci, alleluia, per guarire i nostri cuori. Ed è per questo che siamo qui questa sera, per condividere questo grande messaggio con voi,
Il messaggio del Vangelo è la potenza di Dio per guarire, per salvare, per liberare. Gesù disse: io sono venuto a liberare i prigionieri. Gesù Cristo è venuto a dare la vista ai ciechi. Gesù Cristo è venuto a cambiare i nostri cuori, a fasciare quelli che avevano un cuore rotto, a liberare gli indemoniati, a guarire gli ammalati, a salvare i peccatori. Gesù Cristo è venuto per donarci l'amore di Dio, se noi crediamo. Alleluia. Quando Gesù era sulla terra, Gesù andava dappertutto a predicare e a portare la speranza dove non c'era speranza. E quando Gesù era sulla terra, Gesù diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Pentitevi e credete al Vangelo. Convertitevi e credete al Vangelo, prima che sia tardi, perché un giorno sarà tardi. Cari di Trieste, cari che abitate in questo quartiere, cari che state ascoltando nelle vostre case, vi vogliamo dire in un modo chiaro, sicuro, con certezza, che noi siamo negli ultimi tempi. Noi stiamo vivendo negli ultimi tempi. I nostri cuori si devono alzare verso Dio. Noi dobbiamo avere fede in Dio, l'unico che ci può salvare, l'unico che ci può aiutare, l'unico che ci può redimere, liberare dal buio, cambiare la nostra vita. È Dio il Padre. Ma tu devi avere fede in Gesù. Se tu hai fede in Gesù, tu diventerai un figlio di Dio. Tu diventerai una nuova creatura. Diventerai una nuova persona. Se tu credi che Dio ha mandato in questo mondo Gesù Cristo per salvarci, tu diventerai un figlio di Dio.